si è concluso con un vortice di vibrazioni sonore, One Night Air Vision Exposition 5, l'ultimo appuntamento con i cinque sensi della rassegna d'arte contemporanea My Perception, fondata dal professionista Nico Caradonna, appassionato d'arte e attento ricercatore di design nel settore eyewear. La mostra evento, ospitata qualche giorno fa presso gli spazi Visionottica Caradonna Modugno, ha chiuso il cerchio dei cinque appuntamenti tra arte e percezione, che si sono susseguiti in un anno, curati dalla giornalista Stefania Ferrante e dai docenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari, presenti nei diversi appuntamenti con vista, tatto, gusto, olfatto e udito. In One Night Air Vision Exposition 5, a catalizzare l'attenzione del numeroso pubblico, sono state le installazioni audio e video dei ragazzi dell'Accademia, seguite attentamente dal docente di Computer Art Antonio Rollo. Professore, con questa mostra come è stato possibile tradurre nell'arte le vibrazioni del suono? Innanzitutto ascoltando, innanzitutto proponendo quotidianamente un percorso di ricerca di quelle che sono le origini, quando si lavora sulle parole per provare ad inventarne nuove, oppure sugli strumenti, per tentare di inventare modi d'uso di questi strumenti nuovi o diversi. Per chi e per cosa? Innanzitutto per se stessi, per completare un percorso di ricerca. E le strade che hanno intercettato le vibrazioni di questi ragazzi sono le strade della tecnologia. Una tecnologia che ci entra dentro, ci attraversa, così come sta succedendo a tutti quanti noi. Nel momento in cui ci si prende anche la responsabilità di essere artisti, ovvero fautori di un oggetto il cui valore o vibra o è morto. Per quanto riguarda invece la location, credo che abitare uno spazio sia soprattutto abitare le persone di quello spazio. Poi, se le persone di questo spazio si dedicano all'arte del commercio, ovvero di offrire un canale di accesso a chi non ha qualcosa, allora benvenga. Benvenga nel momento in cui si mettono in condivisione quello che si ha, così come sta succedendo. Accolti a luci spente, gli invitati si sono immersi in un cono di luce creato dalle installazioni laser Davide di Don Francesco, mentre i bassi dell'opera Sub di Davide Mangione hanno disperso vibrazioni lungo tutto il pavimento. Sulla parete bianca, incisa da un arco in pietra, è stata proiettata l'animazione in 3D Lugola degli Ulivi di Nick Fiorentino e si è potuto osservare il rumore venutosi a creare nella stanza attraverso l'installazione video touring di Maurizio Di Luzio e Antonio Giovane. I suoni della voce, della musica e della natura sono stati raccontati anche dall'installazione video di Giuseppe Magrone, Pane Primitivo, supportata da una sua performance live. La sala visita ha invece ospitato nella sua naturale composizione il video mapping Chaos Theory dei Dual Beat. In una stanza adiacente, il fruitore, indossando una cuffia, ha potuto estraniarsi dalle presenze sonore degli spazi, raccogliersi nell'intimità coinvolgente della musica di Grazia Trapampi, La Molecola, mentre su di una parete il compattarsi e lo spritolarsi di una molecola d'acqua proiettata indicava l'unico collegamento con il rumore del mondo esterno. Opere complesse, che solo per una notte sono esplose, rivelando attraverso l'arte il senso dell'udito. Anche il professionista Nico Caradonna ha omaggiato la percezione uditiva, canalizzando la sua sensibilità artistica in un suo lavoro ispirato al suono primordiale. Quinto appuntamento con My Perception, questa volta il protagonista sarà l'udito, il senso che determina vibrazione nei corpi. Non a caso l'ultimo, proprio per concludere in bellezza questo fantastico percorso durato un anno attraverso i cinque sensi. Questa sera abbiamo possibilità di scoprire delle opere sviluppate dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Bari che ci daranno la possibilità di concentrarci su quella che è la vibrazione che soltanto il suono può darci. Quindi questa sera concludiamo in bellezza il nostro percorso attraverso l'emozione del suono.
Il progetto My Perception, l'arte nei cinque sensi, patrocinato da Regione Puglia, provincia di Bari e Comune di Modugno, non finisce qui. È prevista per l'inizio di ottobre la grande mostra che vedrà in esposizione tutte le opere proposte dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti durante questo lungo percorso, ricostruendo un vero e proprio excursus tra cinque sensi.